terza giornata 7 Cup Atletico Arenella Atletico EK, risultato sul 4-2 per l'Atletico EK. Atletico EK, partita molto equilibrata nel primo tempo, si è sbloccata nel secondo, è passato in vantaggio l'Atletico EK. Numero 2 Raya. Diamo il numero 16. Ci segnalano dalla regia che il capitano dell'Atletico EK, il numero 2 Raya, è stato finora il migliore in campo. L'uomo SK di questa giornata. Vediamo l'arbitro Volpe che assegna il fallo ai Atletico Arenella, che battono velocemente. Servono il numero 20 che però non riesce a mantenere il possesso palla. Pallone per... intervengo un po' nella telecronaca, piacere, sono Massimiliano, l'organizzatore. E oggi l'Atletico Arenella sembra un po' sottotono, non so, eppure le carte dicono che... Era tra le favorite. Sì. Merito all'Atletico EK, veramente non mi aspettavo che oggi giocassero così bene. Sicuramente entrambe le squadre molto valide. Sì. Sono i nuovi giocatori che il capitano ha acquisito per questa partita, che stanno facendo il loro dovere. Eccoci nelle battute finali del secondo tempo, vediamo se la partita verrà riaperta oppure rimarrà sul risultato di 4-2. Ciotola non riesce a trovare una soluzione offensiva per fare male. Cerca di intendere, portarsi la palla sull'angolino e perdere un po' di tempo. Anzi, vedi, guarda, sta aspettando un poco, mo si girerà. No, lo salta poco e rischia. Una sollecitazione nuovi acquisti. Eccolo, il nuovo. Ho promesso a Ciotola. Questo è bravo. Ottimo, il numero 40. Bello il tiro, molto bello. Grande attento di Tudisco. Sì. Attento Tudisco in questa occasione. Un po' distratto nel primo tempo, possiamo dire. Colpa sua le reti? Un paio, sì. Finisce anche la nostra. Non si capisce, in contemporanea in due campi vince l'Atletico EK contro l'Atletico Arenella. Possiamo anche chiudiamo qui il collegamento. Chiude il collegamento Menichini, Mariano e Massimiliano. Ciao ragazzi.